cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano perché abbiamo portato le nostre telecamere alla ditta Acqua Service SRL, azienda che si occupa di riscaldamento termosanitario, di depurazione dell'acqua e assistenza caldaie. Questo spazio è riservato alla presentazione di tutte le novità riguardanti i prodotti che troverete all'interno nello showroom, riguardante il personale e anche la nuova sede. Seguiteci! Iniziamo a raccontare la storia di questa azienda. Era il 1969. Era il 1969 quando ho aperto, dicevo addirittura, il permesso del comune, ho chiesto, no, per un laboratorio da aprire in Viale Gramsci, me l'hanno dato e ho iniziato così, insomma, con la riparazione di bruciatori. Ok, e poi da lì? E poi da lì ho continuato e dopo c'è stata l'evoluzione, nel senso, quando ho iniziato io c'erano solo i bruciatori ad olio nero, andavano col catrame praticamente, poi c'è il gasolio, poi il gas, poi le caldaie murali, quindi poi i condizionatori, è stata un'evoluzione continua. E all'inizio era da solo o aveva dei soci? Io ero da solo, ho iniziato da solo, e dopo ho preso... Il primo è stato Giuseppe, del vecchio che è qui, come apprendista. E poi dopo come operaio invece è Flavio. Che tra poco conosceremo, perché poi è cambiato qualcosa a livello organizzativo aziendale a partire dagli anni 90, se non sbaglio. Sì, praticamente questi ragazzi che prendevo imparavano e poi andavano via. Ora per legarli ho dovuto metterli socio, se no... Uno andava da una parte, uno dall'altra, e imparavo a investire, poi andavo da altre parti, allora ho fatto la società. Allora, in qualità di socio fondatore, oggi vivere questa nuova realtà credo che per lei sia davvero il frutto di una grande soddisfazione personale. Soddisfazione grande perché sono passati 55 anni, sono venne un giorno. C'è poche dette che dopo 50 anni ancora sono efficienti e qui sono 10 dipendenti ancora, quindi lavorano e sanno da fare, quindi è un'azienda che funziona. Si ricorda delle difficoltà che è riuscito a superare, insomma, nel corso degli anni, ma anche dei momenti particolarmente felici che le piacerebbe condividere con noi? Io ho preso del 69, del 70 io rappresentavo la ditta Riello, che nel settore era la più grande d'Italia. Ho avuto un premio perché io quando ho preso davano dei budget da fare, cioè te devi fare quest'anno 20 milioni di vendite, 10 milioni di vendite, se le superavi c'erano i premi, cioè un tanto per cento se superavi di tot tot tot. Io ho avuto la fortuna che ho preso in aprile, a maggio praticamente ho iniziato, il budget me ne hanno dato, perché prima di me c'era un'altra ditta che per 3 anni faceva pochissimo, quindi si sono basati su quello che facevano questi qui, mi hanno dato il budget un pochino più alto ma poco, io invece l'ho quadruplicato, quindi ho preso un premio. Complimenti. Allora, alle nuove leve, chiamiamole così, quale consiglio si sente di dare alla luce della sua esperienza? Ma le leve, chi ha preso è gente brava, è gente che lavora, che sa fare, però ho visto che la gioventù è tutta diversa. Cioè io mi chiamavano a mezzanotte i fornai, ci andavo i condomini alla domenica, mi chiamavano a casa, cioè andavo dappertutto, adesso si rompe una cosa e ci andremo lunedì. Cioè, e poi lasciare un condominio dove c'è gli anziani, c'è i bambini, no? 20 famiglie al freddo per 2 giorni. Cioè, adesso le mentalità hanno cambiato proprio così, al massimo. Quindi una maggiore responsabilità e più prontezza di intervento. E devono essere più responsabili, cioè... Io mi chiamano la domenica, l'ultimo dell'anno sono andato nei palazzi, quando non andavo, lasci 20-30 famiglie, i condomini, c'erano centralizzato una volta, c'era il riscaldamento, c'era una caldaia, scaldava tutti, dopo hanno diviso, ognuno c'ha la sua, no? Ma quella volta quando si fermava un bruciatore e una caldaia, era tutto il condominio che era fermo,
Potevi lasciare due giorni, l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno, senza riscaldamento. E io ci andavo. Ma adesso, visto che insomma sti ragazzi hanno cambiato. Io la ringrazio per questa sua testimonianza e noi continuiamo insieme a Flavio Pizzichelli a raccontare questa storia. Dal 1969 balziamo al 1998. Sì, io direi di entrare un pochettino prima, perché ho iniziato con il signor Ingegni nel 1986, di cui sono diventato, era un operaio. Nel 1998 invece mi ha fatto entrare in azienda come socio. Poi da lì c'è stata tutta un'evoluzione, di cui sono ad oggi 37 anni che faccio parte di questa azienda. Abbiamo poi nell'insieme abbiamo iniziato anche a inserire altre gioventù, altre personale giovane, di cui ne fa parte un socio adesso, altri due soci che poi presenteremo, e tuttora io sono attivo, sono in pensione ma ancora mi fanno lavorare. Allora, scendiamo nello specifico, perché in linea generale abbiamo detto di che cosa si occupa questa ditta, poi se vogliamo descrivere qualcosa in più, che cosa possiamo raccontare? Raccontiamo che in questi anni l'evoluzione che c'è stata, ho iniziato a lavorare come idraulico, perché io sono entrato come idraulico, poi sono iniziato a fare il tecnico, poi il tecnico della depurazione, poi il tecnico delle caldaie e tutt'oggi faccio invece solamente bruciatore. Mi ritengo che è un campo abbastanza vasto nei bruciatori, nell'industria, che ho lasciato da parte gli altri lavori perché lo fanno gli altri colleghi, ecco. Allora, partiamo dalla depurazione. Depurazione è una cosa bellissima, che praticamente andiamo a trattare l'acqua. Trattiamo più che altro è quello non industriale ma uso domestico, di cui abbiamo depurazione calcare, osmosi, abbiamo, di cui trattiamo acqua anche con acqua frizzante e quant'altro. Quindi possiamo avere acqua depurata dei distributori di depurazione sia per uso domestico sia per ufficio? Sì, uso domestico praticamente. Abbiamo delle macchine, delle attrezzature che vanno installate sotto lavello. Invece per quanto riguarda nel settore dell'industria, anche per da utilizzare nelle mense industriali, abbiamo una tipologia di acqua depurata con uno strumento sofisticato dove dà abbastanza acqua per l'utilizzo. Parliamo anche di riscaldamento termosanitario. E allora, riscaldamento termosanitario, qui c'è stata proprio un'evoluzione, un'escalation dalla caldaia tradizionale, dal bruciatore tradizionale, siamo passati alle caldaie a condensazione. E oggi è il forte, è la caldaia a condensazione. E oggi vi occupate anche, oggi come allora, insomma, di manutenzione caldaie, quindi c'è un team di esperti che soprattutto questo periodo, ecco, ha particolarmente da fare. Sì, i periodi sono per noi, abbiamo sempre da fare sia nella climatizzazione l'estate e all'inverno con il riscaldamento, perché poi noi trattiamo anche l'aria condizionata con un'evoluzione abbastanza, una gamma abbastanza ampia di condizionatori. Abbiamo anche pompe di calore come impianto di riscaldamento a pavimento, che poi stasera presenteremo una nuova macchina. Va bene, le novità le lasciamo al nuovo team, le lasciamo spiegare al nuovo team. Parliamo anche del servizio che offrite alla clientela, quello dei preventivi. Fate preventivi gratuiti. Sì, noi siamo a disposizione dei nostri clienti a 360 gradi, quindi facciamo preventivi e a loro disposizione, ecco, diciamo, di quello che loro ci richiedono, noi siamo alla disposizione. In bocca al lupo al nuovo team, lo abbiamo fatto. Grazie, crepi, però ecco, ne abbiamo bisogno. Il nuovo
nuovo team è pronto e altrettanto operativo e altresì disposto ad illustrarci le novità. Di che novità si tratta, Alessandro? Ma come tutti mai sappiamo, diciamo che si tende ad abbandonare il gas per passare a sistemi elettrici o di ibridi. Quindi le nuove novità sono le pompe di calore. In questo caso noi trattiamo Riello perché siamo servizio tecnico autorizzato e abbiamo anche la vendita. E quindi ecco, le novità sono le pompe di calore e i sistemi ibridi con cui ormai chi tende a fare impianti nuovi, case nuove, ecco, si va ormai per impianti full electric. Ecco, qual è la differenza? Cioè, perché propendere per una scelta invece dell'altra? Ma ovviamente, allora, visti anche i costi del metano e dell'energia che si hanno oggi, e in più anche per un livello di inquinamento, ovviamente l'elettricità non inquina. Spesse volte questi impianti sono associati a impianti di pannelli fotovoltaici, quindi uno si produce l'energia in casa e poi praticamente ci manda avanti queste macchine per, insomma, sia per il riscaldamento ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Quindi chi verrà a visitare il vostro showroom potrà seguire un percorso illustrato con dovizia di particolari per quanto riguarda questi nuovi sistemi. Sì, in base a quello che il cliente ci verrà a richiedere, noi saremo lieti di offrire i nostri migliori prezzi e le nostre migliori macchine. Ovviamente poi, se decideranno di fare un impianto, un acquisto da noi, saranno anche negli anni futuri seguiti da noi a livello di assistenza tecnica. In quanto tempo riuscite a fare un preventivo? Ma allora, diciamo che se un cliente ha già un capitolato fatto da un ingegnere, ma nel giro di, diciamo, un paio di settimane riusciamo a dare al cliente il preventivo in mano. Allora, siamo oggi in questo nuovo showroom perché abbiamo detto che c'è aria di cambiamento. Il cambiamento in realtà è iniziato l'anno scorso, perché prima vi trovavate a Fano in via dei Mille, invece adesso siete in via Fraghetto 7. Sì, ci siamo trasferiti l'anno scorso da via dei Mille, dove eravamo dislocati su più locali, quindi non era più una cosa, diciamo così, molto comoda, e ci siamo trasferiti qui in via Fraghetto 7 l'anno scorso, ma tra il lavoro, il trasloco, quindi abbiamo preso un po' di tempo, ecco, per inaugurare, diciamo, la nuova sede. Ad oggi siamo pronti e quindi, ecco, facciamo questa presentazione anche per, insomma, dire alla nostra clientela e anche chi lo vorrà essere in futuro che siamo qua in via Fraghetto e se ci vogliono venire a trovare siamo ben lieti. Quindi oggi ufficializziamo il tutto con tanto di taglio del nastro e una piccola festa, insomma, per tutti i partecipanti. Sì, dai, una festa per i partecipanti e anche per i nostri collaboratori, anche installatori che ci danno una grossa mano a, insomma, a andare avanti. Che cosa vi aspettate da qui in poi? Beh, noi puntiamo sempre a crescere. I tempi non sono facili, però noi ci proviamo. Bene, la squadra c'è e, come si dice, squadra che vince non si cambia. Non si cambia. Del nastro e il saluto ufficiale delle istituzioni. Saluto che portiamo con davvero tanto piacere, perché questa impresa, questa azienda che oggi rilancia e reinaugura la sua sede è un'impresa che conosciamo benissimo, radicata nel territorio, che dà tanto lavoro anche a tante persone e offre anche un servizio importante per la nostra comunità e, come si diceva prima, insomma, ha visto il passaggio di questa città, la città di Fano, dal gasolio al metano, e quindi è un elemento comunque importante perché da tanto tempo è radicata in questo territorio e quindi offre i suoi servizi fantastici a tutti. Inoltre, devo dirlo, anche avere degli impianti ben manutenuti, con i controlli annuali, con il bollino verde eccetera, aiuta non solo a consumare di meno e quindi a risparmiare le bollette, ma aiuta anche a migliorare la qualità dell'aria con le emissioni ridotte, e quindi questo si
sicuramente un valore. Nella città di Fano l'85% degli impianti sono annualmente controllati dalle aziende che lavorano sulla città e quindi sono impianti che, nonostante comunque producono dei fumi, ovviamente sono fumi contenuti, controllati, e quindi l'inquinamento è ridotto, e questo è positivo per la città di Fano. È stata definita l'azienda che ha metanizzato Fano, e di questi tempi, insomma, portare avanti un'attività longeva come questa è sicuramente un motivo di orgoglio. Sì, avere aziende come questa è un motivo di grande orgoglio, proprio perché sono persone che si tramandano di generazione in generazione il sapere di un lavoro, e in questo caso, insomma, tre soci che poi con l'ingresso di nuove generazioni hanno insegnato il saper fare di, insomma, di questo lavoro, appunto, alle altre generazioni, hanno costruito una bellissima azienda che sta dando tanto alla città dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della manutenzione delle caldaie, dal punto di vista della manutenzione dei condizionatori. E oggi vederli qua tutti insieme, e io dico sempre, la differenza in queste aziende la fanno sempre le persone che veramente con saper fare naturale vogliono gestire le aziende. Ecco, ritrovarsi qua insieme è stato un bel momento per tutti, un bel momento per riconoscere la qualità di aziende come queste che alla fine costruiscono la città. Da Acqua Service finisce qui. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.